per quello che riguarda i rapporti ad esempio con la Turchia, insomma, che è sempre stata ed è ancora oggi una minaccia per l'Europa, quindi insomma tanti aspetti che ci uniscono in qualche modo, ma che è giusto approfondire per capire le battaglie al giorno d'oggi, come le dobbiamo fare, come un'amministrazione deve porsi anche nei confronti di queste situazioni. Grazie. Hai citato la Grecia e l'Italia, i romani al tempo che furono come culla della civiltà, delle situazioni, anche delle, come dire, dei quadri storici che sembrano così distanti in tempi davvero molto molto difficili. Da dove si può ripartire? Dobbiamo ripartire di nuovo da capo. Ormai è tutto distrutto, come ho detto anche a questo laconico discorso, come dicevano anche i spartani. Ricominciare da capo, appunto dai valori dell'antica Grecia, dai nostri filosofi, dai romani che hanno preso tutto da noi e hanno rifatto molto bene la storia dopo, appunto hanno costruito, hanno riscritto una grande storia, dopo il cristianesimo che è venuto a compilare, sai, quella grande civiltà millenaria. Adesso siamo arrivati a un punto che tutto è finito, diciamo la verità, non è questione né di pessimismo né di realismo, la nostra civiltà si trova in pericolo, la nostra Europa è morta, noi dobbiamo rifarla dall'inizio basandosi su questi valori, come ha detto il grande Dominique Venier, Europa si deve svegliare contro il fatalismo. E la tua presenza qui a Verona di più giorni, per anche un'esperienza, rinnova un po' un'amicizia che c'è tra i nostri due paesi. Certo, siamo sempre stati amici anche nei momenti peggiori, ma è così, due amici possono anche litigare e dopo la sera bere una bella birra e ritrovarsi di nuovo insieme. E purtroppo, come ho detto, questi due paesi che hanno creato la civiltà di questo mondo, di questo pianeta, si trovano ultime di questo mondo. E questa è una vergogna. E parlando per l'Europa, siamo gli ultimi dell'Europa. I nostri popoli siamo diventati l'esperimento di questa Europa fatale. Comencini, dalla Serbia alla Grecia, tanti amici che continuano ad esserlo, e gli amici si vedono nel momento, insomma, del bisogno, no? Quando ci sono tempi difficili come quelli che stiamo vivendo adesso. Sì, fa molto piacere avere un supporto anche da fuori di chi apprezza Verona, apprezza l'amministrazione sboarina, apprezza la Lega per le battaglie che porta avanti, identitarie, di valori, e quindi era doveroso, insomma, fare questo incontro per affermare questi valori, la difesa della nostra civiltà classico-cristiana e tutte le sfide che ci aspettano nel futuro e che riguardano anche le amministrazioni locali, che possono fare molto su questo fronte. E quindi cerchiamo di fare squadra anche a livello europeo con chi condivide i nostri ideali e valori fondamentali: difesa della vita, difesa della famiglia naturale, tutte le battaglie che riguardano il diritto naturale, che va difeso e sostenuto in ogni frangente. Sono spesso a Verona, Serbia e prima di tutto Veneto, sono molto legati, storicamente legati, e sono qua a Verona come ospite dei miei amici leghisti, prima di tutto Vito Comencini e Lorenzo Fontana, di sostenervi durante la campagna elettorale. Come presidente del gruppo parlamentare d'amicizia mi occupo molto dei nostri rapporti tra la Serbia e l'Italia, non solo economici ma anche i politici, e per quanto riguarda la vostra regione, il Veneto, posso dire che sono ottimi, perché quando parliamo dell'Italia, il Veneto è la prima regione con investimenti in Serbia. Presidente della regione, signor Isaia, presidente Isaia, lavora ottimo e anche spesso in Serbia e riconosce opportunità di investire in Serbia, e ecco l'occasione di sosteniamo i nostri rapporti ottimi, posso dire ottimi, e in futuro possiamo aumentare i nostri rapporti economici, i nuovi investimenti in Serbia. Spero che i miei amici della Lega, anche il candidato per sindaco di Verona, signore Sdorina,
vinceremo le elezioni prossime e spero che ci vediamo di nuovo durante luglio di che abbiamo parlato durante questi giorni del mio soggiorno.